Buon ciao dalle stelle, amici di Buongiorno Cielo. Ecco l'oroscopo della settimana che va dal 25 al 31 maggio. Ariete, la settimana segna una linea di confine con qualcosa di vecchio ormai esaurito. Sei fuori da un tunnel e cominci a respirare aria nuova, pulita. Decisamente migliori anche le tue stelle economiche e arriveranno ottime notizie. Giorni per osare il 27 e il 28. Toro, nessun limite alle possibilità che arrivano dal cielo, anche se tra poche settimane dovrai dire addio al tuo Giove. In previsione di un autunno più magro è meglio però prendere in considerazione l'idea di fare qualche risparmio. Giorni per osare il 25 e il 26. Gemelli, qualcosa di bello era nell'aria già da un po' e finalmente cominci a capire di che cosa si tratta. Mercurio e Venere nel segno ti aprono la mente a mille nuove, intense, romantiche e sensuali sensazioni e vere utili illuminazioni. Giorni per osare il 27 e il 28. Cancro. Gli altri neanche se ne accorgono che tu sei tenace e competitivo come una tigre e in un angolo aspetti la preda. Vuoi rimanere un po' fuori dalla mischia per assicurarti di fare solo le mosse giuste. Approfittare degli errori degli altri? Perché no? Giorni per osare il 25 e il 26. Leone, la doppia sinergia tra Venere e Saturno ha fatto sì che i nati tra il 12 e il 18 agosto possano archiviare un maggio di inaspettati consensi. In generale, comunque, la vita creativa, e non solo, sta avendo un impulso inatteso e vincente ed è il momento di osare. I giorni, il 27 e il 28. Vergine, finale di mesi al cardiopalma. Vai ad aprire la porta e ti accorgi che tutte le tue nevrosi sono venute a trovarti e non molleranno tanto facilmente la presa. Le amicizie di solito sono una risorsa, ma adesso possono rompere gli equilibri. Giorni per osare il 25 e il 26. Bilancia, nel cielo squarci sempre più ampi di azzurro che rinsaldano l'ottimismo di fondo. Sorrisi sempre più spontanei, seduci e neanche te ne accorgi e nel pratico ti può venire un'idea vincente e forse un gruzzolo è già nelle tue mani. Giorni per osare il 27 e il 28. Scorpione, grandi sconvolgimenti riguardano probabilmente la coppia, ma ogni passo ti avvicina sempre di più ad un autunno che avrà risvolti davvero eclatanti per te. Molti di voi state ancora mettendo le basi del vostro nuovo futuro. Luna turbolenta tra il 26 e il 28, giorni per osare il 29 e il 30. Sagittario, luna bellissima per tutto il weekend, le persone da incontrare sono tantissime, ma in amore quanti supereranno il provino? Forse è meglio limitarsi a giocare, avrai poi il tempo per fare sul serio, nel pratico però tante troppe spese. Giorni per osare il 26 e il 27. Capricorno, la settimana invita a lasciarsi andare, ma nel settore pratico tuttora seguirà un andamento diverso, più tortuoso, più teorico e meno pratico e magari dovrai avere pazienza con chi ha sempre la testa tra le nuvole. Giorni per osare il 29 e il 30. Acquario, tutto diventa estremamente passionale, come passionale è il tuo modo di agire e sul lavoro la tua originalità e fantasia o il tuo estro artistico può diventare un lavoro. Qualcuno però nel weekend non capisce e ti fa innervosire. Giorni per osare il 30 e il 31. Pesci, la vita si complica ed è urgente trovare nuovi equilibri, ognuno deve fare la sua parte, questo sia nel rapporto di coppia che in quelli di lavoro. Guadagni extra sono possibili solo se accetterai di assumerti qualche responsabilità nuova. Giorni per osare il 25 e il 26. Un ciao a tutti dalle stelle di cielo.